Buongiorno ragazzi, ben ritrovati, spero che siate bene voi e le vostre famiglie. Oggi, essendo una bella giornata del mese di maggio, ho deciso di portarvi in gita con me a Pomaretto. Seguitemi e vi farò scoprire alcuni angoli suggestivi del mio piccolo paese. Iniziamo di qua. Questo è un dipinto che raffigura il paese nel 1930. Mi avvicino in modo che vediate quante pochissime case c'erano all'epoca, perché la maggior parte degli abitanti viveva nelle borgate più a monte. Questo è il simbolo del paese, un albero con le mele, perché Pomaretto deriva da pum, ovvero mele nel dialetto locale. Questa è la chiesa valdese e, come potrete vedere più avanti, questo paese ha due chiese, una valdese, ovvero protestante, e l'altra cattolica. Continuiamo il giro. E adesso stiamo per arrivare alla scuola latina. Questa è una vecchia fontana. La scuola latina è stata una scuola media per tantissimi anni. Pensate che questo edificio è stato costruito nel 1865 e da quella data lì è diventata una scuola media appunto. Pensate che le persone che abitavano in tutta la valle venivano qua a scuola e, non potendo tornare a casa, si fermarono a dormire al convitto. Ora questa struttura è diventata un museo. Un museo che ospita una bellissima collezione degli antichi mestieri fatti in legno, ed è anche un centro culturale dove si fanno corsi di francese, di patois, che è il dialetto locale, e altri si fanno proiezioni di film. Insomma, è un centro molto attivo. Questa vecchia struttura invece era la casa dei professori, perché dovete sapere che non solo gli alunni arrivavano da lontano e dovevano fermarsi tutta la settimana a dormire qua in paese, ma anche i professori arrivavano da lontano, quindi questa era una casa che loro utilizzavano per rimanere tutta la settimana. Come potete vedere tra poco, di qua partono tantissimi sentieri che non solo vanno verso i vigneti che sovrastano il paese, ma arrivano fino in punta alla montagna. Ce ne sono veramente tantissimi e di diversa difficoltà. Ma adesso vi porto nella parte più bella del paese. Ecco, stiamo entrando nel borgo storico, che è davvero la parte più caratteristica di questo paese, anche se passando dalla strada generalmente non si vede, dalla strada principale. Adesso vi porto fino alla piazzetta dove una volta aveva sede il comune. Spero che si veda bene perché c'è un po' il sole contro. Ciao! Vedete le case, i dipinti. E questa era la sede del vecchio comune. Adesso è una casa ristrutturata e privata. Ci sono delle persone che fanno legna. Ciao! La vecchia fontana. E vi faccio vedere una particolarità. Qua le cassette, in questo paese è stato istituito un concorso per cui questa è una cassetta del gas. Le cassette del gas, i contatori, sono stati dipinti e vi farò vedere diverse versioni di questo progetto. Ecco, qua c'è un'altra. Ogni abitante ha scelto come dipingere la propria cassetta. Qua ce n'è una che è molto simpatica, ecco, ve la faccio vedere, molto carina, a me fa molto ridere, mi piace molto.
seguiamo il giro, come vedete qua sono strade piccoline. Qua ne abbiamo un'altra col galletto. E qua come vedete invece c'è un altro dipinto sul muro che rappresenta un po' i vecchi mestieri. Adesso mi avvicino così vedete meglio. Vedete, c'era il cavallo col carretto, quindi il mestiere di contadini, coltivare la terra, coltivare l'uva, perché qua ci sono molti vigneti, fare il vino. Mi avvicino. Vedete che qua stanno pestando l'uva per fare il vino, spero che si veda bene. E pestare l'uva per fare il vino era un momento di festa. E adesso, piano piano, andiamo a vedere l'altra chiesa. Vi ho detto all'inizio che ci sono due chiese in questo paese. Questa è la chiesa cattolica, che sta proprio nel borgo storico del paesino. Ora stiamo tornando indietro e vi faccio vedere un'altra iniziativa molto simpatica e molto utile, tra l'altro, che è questa cassettina qua. Allora, questa cassettina qua, ve la avvicino, vedete che c'è scritto prendimi, si legge un po' male. Che cos'è questa cassettina? È una cassetta dove le persone che hanno dei libri che non leggono più, non vogliono più, o che hanno doppi, possono portare in queste cassette e ognuno può prendere i libri che desidera. Quando li ha letti, se vuole, li può riportare oppure no, a libera scelta. Ce ne sono diverse in tutto il paese. E questa, ci avviciniamo a un'altra caratteristica dei piccoli borghi di una volta, dei vecchi paesi, perché ahimè non c'era la lavatrice, santa lavatrice, per cui le persone venivano a lavare alla fontana. La fontana, il lavatoio, era uno spazio comune che veniva utilizzato da chi ne aveva bisogno. Spero che si veda bene perché io sono un po' in faccia. Ve lo faccio vedere più da vicino. Ecco. E queste parti erano le parti dove si fregavano i panni. Queste parti in cemento che vedete, una volta erano in pietra ovviamente, sono le parti dove si lavavano le lenzuole, i panni. E le donne, perché lo facevano le donne, venivano qua ognuna a lavare le proprie cose. Questa è la vecchia strada del borgo storico. Questa è una strada solo pedonale, pensate che chi abita qui non può arrivarci con la macchina, per cui la spesa si porta a mano con grande fatica. Guardate che bel fiore. Sono vicoletti stretti, spero che vediate bene, perché ecco, qua non c'è sole, si dovrebbe vedere meglio. Adesso poi è bellissimo perché è tutto fiorito. Vedete che le persone hanno messo vasi appesi, vecchi utensili. Ecco, questa è un'altra cassetta che è stata del metano, che è stata pitturata, guardate che carina. Qua un bellissimo, bellissimi fiori. Ora vi faccio vedere una panoramica un po' più dall'alto del paese. Vedete, questo è il borgo storico, la chiesa che abbiamo visto prima.
poi diciamo così c'è la zona più nuova, tutta costruita negli anni 70, ma comunque più nuova rispetto al nostro caro borgo storico. Adesso cerco di ingrandire qua se si vede. Ecco, questi sono gli impianti sportivi, non si vedrà molto perché c'è il sole. Ecco, che qualcuno di voi sicuramente ricorderà, perché siamo venuti a fare un picnic, una gita, anni fa. Vedete il torrente, questo è Germanasca. E pian piano mi accompagnate e riscendiamo. Anche questa che sto facendo è una strada, un sentiero che si può fare solo a piedi. Vi faccio vedere questo muretto a secco tutto fiorito e anche le vigne. Come vedete, questi vitigni sono coltivati in terrazzamenti, però diciamo che è abbastanza impegnativo coltivarli perché è tutto in salita. E questo è un mosaico, è costruito su un muretto che dice, se vedete, vuole rappresentare l'uva, le foglie dell'uva, e dice le terre del Ramier. Perché il Ramier? Perché è il vino che si fa, che si fa in questa zona, che deriva da questi vitigni che vi ho fatto vedere prima in parte, perché ce ne sono tantissimi, che sono sui terrazzamenti che vanno verso la montagna. Ed eccoci qua, il nostro giro sta volgendo al termine. Non so se vedete bene questa rotonda perché siamo un po' contro sole. Comunque è una rotonda di recente costruzione, mi avvicino, vi faccio, sperando che non mi investano, scherzo, c'è nessuno, dove c'è praticamente la ruota di un mulino. Aspettate che ve la faccio vedere bene, c'è la ruota di un mulino che gira, c'è l'acqua e la ruota del mulino. Ed eccoci qua a conclusione, in compagnia di questi amici animali scolpiti nel legno, il cane, che ho dimenticato di dirvi, un altro simbolo di Pomaretto. Poi abbiamo una fantastica aquila. Un camoscio. E credo un gufo oppure una civetta, non lo so. Allora cari, io spero che il giro vi sia piaciuto, che la gita vi sia piaciuta. Se riesco giro il telefono, scusate, così vi faccio un saluto. A presto, spero che siate bene e spero che vi siate divertiti con me. Baci!